Stella, terzo anno, secondo anno consecutivo, da sottolineare, ci si ripresenta proprio in assi di partenza a meno di una settimana e ci si fa conoscere. Con il presidente Francesco Vigliandi andiamo un po' a scoprire, insomma, qualche chicca di questa nuova squadra, nuova società. Questa nuova squadra ha come obiettivo quello di tutti gli anni, quello di ben figurare nel campionato, di essere una squadra che porta con sé dei valori molto importanti, che sono quelli della, del rispetto dell'avversario, della, della cultura e della solidarietà. Come dicevo prima ai miei giocatori, noi dobbiamo andare avanti con un acronimo che è CEB, che è cultura, educazione e bellezza, e in base a questo dobbiamo portare avanti tutto quello che sono i valori che si portano dietro questa squadra. Questa serata si è fatto molto leva su questi acronimi, proprio rimarcandoli come se fosse veramente il fiore all'occhiello di questa società, anzi no, se fosse, è il fiore all'occhiello. Sì, perché penso che prima di tutto, prima di giocare, prima dell'obiettivo della vittoria, c'è dietro la costruzione dell'uomo e della persona, che in tutti i settori, da chi fa le strisce al campo, anche se oggi non si usa più fare le strisce al campo, al giocatore più importante, tutti devono avere questa crescita culturale, di educazione e riverso alla bellezza che ci porta alla libertà e quindi a un mondo migliore. Lo so che è retorica, però la penso così, insomma, quindi questo è quello che penso e quello che, in cui credo. L'altra cosa che sto cercando di sperimentare quest'anno è che all'interno della Polisportiva Stella abbiamo preso in gestione dei campi da calcetto, e quindi vorremmo essere la prima società nel nostro piccolo ad avere già dei campi di proprietà, mentre addirittura neanche le squadre di Serie A, se non solo la Juventus e qualche altra squadra, può vantare di avere i campi. Noi abbiamo i campi di nostra proprietà che gestiamo, e quindi possiamo affrontare tutto quello che è sia la programmazione che i vari eventi che possiamo organizzare con la nostra struttura. Quindi vi aspetto tutti quanti e faccio un po' di pubblicità, anche se non si dovrebbe, al centro sportivo Don Luca, dietro, vicino alla motorizzazione. Allora, invece, con Alessandro Covelli torniamo un po' sul tecnico. Si parla di acronimi per quanto riguarda la società dopo poco più di un anno. Alessandro Covelli, lo rivediamo non in sella a una panchina, perché proprio è il caso di dire che torna in attività come tecnico con qualche cosa in più, qualche voglia, non proprio di, come si dice, di rivendicazione, ma anche per rimettersi un po' in discussione nel suo operato. Certo. E quest'anno mi hanno dato la possibilità di allenare questa società, che partono dal nulla, diciamo. Obiettivi da raggiungere non ce ne sono. Abbiamo cercato di organizzare un organico giovanile che ci può sfruttare col passare degli anni. Abbiamo innestato qualche ceppo vecchio del calcio a 5 fusta della Tina, e che ci può dare una grandissima mano nella crescita dei giovani e soprattutto nelle situazioni di gioco. Negli anni il calcio a 5, il futsal, come si può chiamare, è cambiato tanto nella provincia di Latina, è cresciuto, ha avuto dei picchi, poi è salito, poi è risceso, quindi è stato in certi versi anche un po' altalenante, però alla fine il campionato provinciale, almeno negli ultimi anni addietro, negli anni precedenti, ha comunque sfoggiato diversi giocatori di categorie che hanno militato in categorie di spessore superiori, e che comunque, magari come avevi fatto notare durante la conferenza stampa, insieme a qualche giovane possono essere veramente l'azione trainante, l'arma in più di questa squadra. Difatti abbiamo proprio puntato su questo, ci siamo circondati da giovani, però con l'innesto di Cristia Pardo, Mattarelli stesso, Pappa in porta, abbiamo cercato di portare un po' di qualità nel settore giovanile. Come dicevo prima, stiamo puntando ad un'avventura a lungo termine, che non sia breve.
e quello è quello che stiamo cercando di fare. Sicuramente mi auguro che abbiamo trovato delle persone giuste, anche perché conoscendoli, con Cristi Appardo, Foggia stesso, Righetti, tutti provenienti da categorie quasi importanti della C2, C1 eccetera eccetera, e siamo orgogliosi e speriamo di fare veramente qualcosa di positivo. Non abbiamo obiettivi, però sono sicuro che preparandoci bene come stiamo facendo, è circa un mese e 10 giorni che lavoriamo in continuazione, e mi auguro che con il lavoro, come tutte le cose, possano poi premiarti per raggiungere degli obiettivi, non dico importanti, ma nell'alta classifica. Cercheremo di fare veramente il possibile. Sono fiero e orgoglioso di allenare questa squadra e ringrazio il presidente che mi ha dato questa possibilità, lo stesso DS Luca Capuccio. E mi sono messo in discussione di nuovo, sì, perché poi ci manca il calcio, no? Come siamo fermi, come ci fermiamo qualche momento, risentiamo subito la voglia di fare bene, e questo perché poi ci siamo nati, siamo allenatori di vecchio stampo, e quindi adesso iniziamo ad arrivare a 43 anni, quindi la voglia c'è sempre come il primo giorno. Allora, a questo punto è giusto fare anche gli onori di casa con il capitano Cristi Appardo e uno dei portieri Marco Pappa, passati nelle categorie regionali, per entrambi anche passati nelle categorie nazionali. Si torna un po' indietro, ma non è un qualcosa di assolutamente negativo per Cristian Pardo, anche la possibilità di ricreare un gruppo e nel futsal farlo crescere a livello provinciale. Sì, quest'anno ci siamo rimessi in gioco un po' tutti, ripartendo da una categoria provinciale che sicuramente per gli impegni una categoria ti permette di allenarti una volta in meno rispetto alla serie C2, dedicare un po' più di tempo alle cose più importanti come la famiglia. Questo non toglie però che ci sarà l'impegno massimo in ogni allenamento e per tutto il campionato. Non abbiamo obiettivi di vittoria finale del campionato, però sicuramente ogni partita sarà una battaglia per noi e non regaleremo niente a nessuno. Allora, con Marco Pappa invece andiamo un po' indietro negli anni. Lui è giovane, tra l'altro poche presenze, diciamo, nel panorama del futsal, anche se è stato uno dei giovani che tra l'altro in passato ha veramente messo in risalto il suo nome quando, diciamo, militavi in altre società, una in particolare dove poi hai scritto un po' la storia di quella società. Sono passati un po' degli anni, anche per te ti rimetti in discussione, perché l'anno scorso poi per te non è stato dei migliori, un po' motivi di lavoro e anche problemi fisici ti hanno costretto a stare lontano dai campi. Sì, vengo sicuramente da un anno di inattività per problemi lavorativi soprattutto, ma diciamo che anche quest'anno è stato soprattutto grazie all'amicizia che mi lega a Cristian a farmi ricominciare questa avventura nel futsal a livello provinciale, che questo sarà il mio primo anno di Serie D vero e proprio, anche se vengo da una mini esperienza con la Latina Scalo Cimil, però ecco, a livello provinciale sarà il mio primo vero anno di Serie D. Vengo da un'esperienza regressa nel C2, C1 e Serie B con la Tecnacar, però questo non preclude il fatto che l'impegno sarà sempre lo stesso. A questo punto è una domanda ma ha una risposta doppia, no? Conoscendovi un po', da una parte un urlatore ma dall'altra uno altrettanto, chi tra i due può essere messo un po' più in risalto, cioè le urla di un capitano o le urla di un portiere? Partiamo proprio dal capitano. Beh, io in campo urlo spesso, però più che altro per incitare i compagni, perché pretendo sempre il massimo sia da me stesso che da tutti i compagni. Marco non è da meno, e anche il suo ruolo fa sì che debba parlare molto e si deve far sentire dai compagni. Allora, ascoltiamo adesso, come dire, la controparte, perché poi in zone del campo diverse si vede anche un po' diversamente il gioco. Beh, si dice sempre che è il portiere che guida la squadra, perché vede tutto da dietro e vede tutto il campo. È vero che magari a volte una persona può sembrare pesante nell'urlare, però
lo fa soprattutto per il bene della squadra, e quindi se non mi daranno retta saranno affari loro, quindi comunque urliamo per il bene della squadra e cercheremo di fare il meglio tutti e due, tutti quanti insieme. Ognuno urlerà, però urlerà per motivi positivi. Andiamo a scoprire qualcosa di veramente interessante. Passato da portiere, ancora in attività nonostante qualche problema fisico, lo tengono un po' ancora sul filo del rasoio, possiamo utilizzare anche questo termine per lui, ma conosciamolo un po' più da vicino perché ha una proposta veramente interessante nel futsal provinciale. Partiamo dal provinciale, ma si sta man mano radicando anche in campo regionale. Conosciamo Gabriele Lopinto e la sua Number 12, buonasera a tutti. Sicuramente è un progetto che per il momento ovviamente parte con un contesto provinciale e l'ho voluta fortemente, sono poi praticamente 2 anni che ci stiamo lavorando e sicuramente è un bel progetto poi a lungo termine, perché ovviamente, come hai anticipato te Daniele, che poi ci lega poi alla fine un'amicizia anche già da qualche anno. E ho ripreso l'attività agonistica dopo un po' di problemi legati a un incidente che ho avuto, tutto quanto, però fortunatamente ancora sto sui campi e però già stiamo lavorando sul futuro, perché abbiamo messo su insieme a mio cugino Stefano e a David Parmigiani, che tra l'altro è un caro amico, questo progetto che praticamente è legato poi soprattutto in questa fase iniziale. Poi mi auguro che diventerà un qualcosa di più grande, però si dedica quasi ed esclusivamente al calcio a 5, che attualmente non è una figura poi quella del preparatore di calcio a 5 così tanto, diciamo, addentrata, perché non ci sono poi tutte queste figure attualmente. Possiamo conoscere gli altri due tuoi praticamente partner, collaboratori. Sì. Però sappiamo già che oltre a voi si sta muovendo una squadra, o meglio si sta dando inizio ad allestire una squadra che possa darvi manforte anche su tutto quanto il panorama. Ma da dove nasce questa cosa, o meglio a chi vi ispirate per questo progetto? Ma diciamo che l'idea vera e propria è partita da me, perché comunque avendo poi diciamo giocato per tanti anni, fortunatamente sono già svariati anni che gioco, è sempre stata una figura che comunque un po' è mancata, anche quando abbiamo fatto le categorie un po' più alte, è una figura, quella del preparatore dei portieri di calcio a 5, che comunque è mancata un po'. Poi ovviamente è arrivata qui da noi con altre figure, con Calabria, con loro, però giustamente siamo giovani, la mia idea è quella poi di creare proprio questa figura che con il tempo magari collaborerà anche a livello nazionale con altre figure, mi auguro, più importanti, e soprattutto spero che arriveranno poi delle soddisfazioni legate magari a qualche collaborazione importante. Quindi diciamo che per il momento parte proprio così, in tranquillità, vogliamo lavorare bene. Abbiamo un progetto che stiamo comunque seguendo proprio mano a mano e niente, quindi diciamo che non ci siamo dati proprio delle scadenze, quello che viene vogliamo farlo fatto bene, insomma.